Voteremo contro il CETA, come abbiamo già fatto in Commissione Commercio Internazionale, perché riteniamo che il CETA contenga gli stessi rischi del TTIP e degli accordi di commercio di nuova generazione che, istituendo delle corti arbitrali, si chiamano ICS nel CETA, sostanzialmente depotenziano il potere degli stati di proteggere i diritti del lavoro, di proteggere gli standard ambientali, di tutelare i diritti. Pensiamo che quindi il CETA sia un pericolo perché erode i poteri dei luoghi della rappresentanza. Pensiamo che sia un pericolo per la salute alimentare e per la produzione agroalimentare. Vogliamo inoltre ricordare che il CETA consentirà a tantissime multinazionali americane, statunitensi che hanno sede legale in Canada, di accedere al mercato europeo. Vogliamo anche ricordare che attraverso il NAFTA, l'accordo di commercio dei paesi del Nord America, appunto ci sarà un accesso al mercato europeo anche delle multinazionali americane. Insomma, sono tanti i motivi per dire no al CETA, d'altro canto non sono solo i motivi della GUE NGL, ma anche dei movimenti che presidieranno Strasburgo domani e dopodomani per dire insieme a noi no al CETA, le persone prima dei profitti.